Oggi Gesù ci chiede ancora: quanti pani avete? E chiede a te: tu, quanti pani possiedi? Ci chiede: quanti dei nostri talenti, delle nostre qualità, vogliamo mettere a disposizione della folla per saziarla attraverso il nostro umile servizio? I talenti che abbiamo ci sono dati per qualcun altro. Riusciamo a farli fruttificare solo ponendoli a disposizione di Dio e del prossimo. Il talento non può essere nascosto, ma deve uscire alla luce del servizio al prossimo. Talento non è solo quella capacità che ci fa sentire realizzati sul piano personale, ma anche e soprattutto quello che possiamo mettere a disposizione. Sono talenti anche quelli dell'ascolto, della pazienza e del tempo che dedichiamo ad altri, ma anche tutti quei talenti che pensiamo si riferiscano a noi soltanto. Come nel miracolo della moltiplicazione, prendiamo il nostro talento e moltiplichiamolo. Aiutiamo l'altro a vivere una vita migliore, a sentirsi amato. Sosteniamolo nello scoprire il suo talento e nel saperlo poi moltiplicare per altri ancora. La parola che oggi ci regala il Vangelo è condivisione.